Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. È un video che io pensavo di fare da tantissimo tempo, ma non ho mai, tra virgolette, trovato il coraggio per farlo, perché comunque è un video molto molto schietto, ma soprattutto un po' pesantuccio. Se volete fare medicina, attenzione a quello che vi dirò. Però, a parte gli scherzi, in questo video io vi vorrò parlare delle 5 cose che avrei voluto sapere prima di iniziare a studiare medicina. Alcune sono, diciamo, abbastanza belle, altre un po' più brutte. Sono delle dure verità che però bisogna sapere, secondo me, soprattutto nel momento in cui si decide di voler studiare medicina e soprattutto non tanto superare il test, ma prepararsi al test, perché comporta ovviamente degli impegni, oltre poi ovviamente ad averlo superato meno. Quindi ho deciso di fare questo video dicendovi le mie 5 verità che avrei voluto sapere prima di studiare medicina. Io però, come sempre ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, attivando anche la campanella, risulta essere fondamentale. Sostenetemi con un like, anzi facciamo un'altra cosa: se raggiungiamo i 500 like per questo video, vi pubblico le 10 cose che avrei voluto sapere prima di studiare medicina. E poi mi raccomando, commentate qua sotto se voi siete studenti di medicina e avete altre verità, così magari per il prossimo video le inizio a raccogliere. E adesso via con la sigla! La prima cosa che avrei voluto sapere prima è che bisogna godersi il primo anno di università. Forse perché è l'anno in cui siamo più liberi, siamo un po' più spensierati, le materie sono più semplici. In sostanza è l'anno più facile di tutti, anche se nessuno lo sa. Perché nessuno lo sa? L'ho imparato sulla mia pelle e l'ho scoperto al sesto anno, sostanzialmente, o meglio tra il quinto e il sesto anno. Il primo anno all'apparenza può sembrare estremamente difficile, perché si passa da un mondo che è l'ambiente liceale a quello universitario, dove la materia, la mole di lavoro ci può sembrare immane. E soprattutto ho notato che molti studenti di medicina, io in primis, quando ho iniziato a studiare mi sentivo caricato di un dovere, ovvero quello di essere ultra preparato, perché ho delle vite davanti a me, devo salvare delle persone, pertanto dovevo sapere tutto quello che c'era da sapere. In realtà ho capito con il tempo che sì, devi sapere le cose, ma quello che studi magari un po' te lo dimentichi, ti rimangono i concetti principali, non hai, cioè se tu studi un libro di 1000 pagine e sai 1000 pagine per l'esame, poi te ne rimangono 200, che sono i concetti generali, e le cose generali magari ti servono per affrontare ovviamente le materie successive e il percorso in generale. Quindi quello che io ho preparato in un mese al primo anno lo preparerei al sesto anno in 10 giorni, in una settimana, proprio perché avevo un modo di studiare completamente differente. E questo ovviamente dipende molto dal metodo di studio, che magari si apprende col passare del tempo, ma soprattutto è una cosa che io all'inizio non riuscivo a capire. Cioè per me dovevo solo studiare e studiare. In realtà bisogna sì studiare, ma bisogna concedersi del tempo libero, bisogna godersi il primo anno. Questo anno fantastico, secondo me è l'anno più bello, l'anno in cui sei felice di essere magari fuori casa o comunque a intraprendere questo percorso, quindi ti godi appieno la vita universitaria, che significa sì andare a lezione, ma uscire con gli amici, fare tante altre cose. Pertanto secondo me il primo anno va goduto al pieno, perché mi sa che un anno come il primo non vi capiterà mai. Continuando il nostro viaggio nelle 5 verità che avrei voluto sapere prima di medicina, la seconda è secondo me la più importante di tutte, ovvero quello che è in realtà il messaggio del mio canale YouTube, ovvero, e l'ho detto 2 volte, vabbè, quello che medicina non è fatta di solo studio e di solo libri, ma è fatta di vita. Molti vi faranno un terrorismo che voi non avete idea, vi diranno: no, devi stare a casa a studiare tutto il tempo, non vedrai più i tuoi amici, non uscirai più di casa, butterai la chiave. In realtà tutto ciò è falso, o meglio, è falso nel 90% dei casi. Poi c'è un 10% della vostra vita in cui effettivamente potrebbe essere abbastanza vero. Ma andiamo con ordine. Sicuramente il fatto che voi dovete stare tutto il tempo a studiare non è vero, perché ci sono periodi della vostra vita in cui non fate assolutamente nulla. Ottobre, novembre, dicembre, si ozia totale. Marzo, aprile, maggio, no maggio no, marzo, aprile, un altro ozio. Si studia, si va a lezione, per carità, ma poi torni a casa, ti fai un po' di studio, metti a posto le idee di quello che hai visto, ma poi esci alle 7, alle
8, ti fai una passeggiata con gli amici, ti vai a fare l'aperitivo. Io vado in palestra, mi sono allenato pure la settimana prima dell'esame, con gli esami mi sono sempre allenato, non ho mai perso un giorno. Perché? Perché credo che si può fare tutto, bisogna ritagliarsi del tempo, ma tutto è fattibile. E quindi mi ritagliavo quelle 2 orette al giorno. C'è chi era importante andarsi a fare l'aperitivo e se andava a fare l'aperitivo. Ognuno è diverso, ognuno fa delle scelte, ma tutto è possibile, tutto si può fare, basta organizzarsi. Non vi nego che ovviamente a ridosso dell'esame io una settimana prima di un esame non vado a ballare e a fare bisboccio, sono chiuso a casa, perché comunque per preparare un esame almeno 7-8 ore di studio giornaliere intense ci vogliono. Ma questo non significa 8 ore su 24 abbiamo tanto altro tempo per fare altre cose, quindi se vi organizzate la vita ve la potete anche godere. Ma ahimè, dopo i messaggi belli che vi ho detto prima, dobbiamo andare a parlare delle cose un po' più bruttine, ovvero la famosa discesa. Tutti ne parlano, tutti la invocano, tutti affermano arriverà. La realtà è che io sta famosa discesa non l'ho vista. Vi diranno, ma dopo il test di medicina è tutto in discesa. E tu ci credi? Forse perché ti vogliono invogliare a studiare, non lo so. Ma arrivano i primi esami e dici, ah, sta discesa. Forse il primo anno è abbastanza tranquillo rispetto al test di medicina, molto più semplice. Poi arriva anatomia e ti diranno, tranquillo, dopo anatomia è facile. Poi arriva fisiologia, tranquillo, dopo fisiologia è facile. Scenderà tranquillo, ti troverai laureato già ben che non si dica. E dici, vabbè, ci credo, io continuo a studiare. E fai fisiologia. Dopo fisiologia c'è biochimica, che in alcune università è facile e in altre è difficile. Dipende. Man mano forse fai un terzo anno un po' più tranquillo. Arriva al quarto e dici, quest'anno io avevo Psing 1 e Psing 2 e non vi dico che cos'erano, perché se no vi mettete a piangere e vi cancellate l'iscrizione in medicina. Poi ti diranno, dai, tranquillo, dopo anatomia patologica è tutto finito, le materie difficili sono già fatte. E tu dirai, finalmente. Invece arriva clinica medica e ti fai clinica medica e dicono, tranquillo, ormai sei laureato. E arriva la tesi. Forse il giorno in cui ti lauri dici, è finito tutto. Ma peccato che questa discesa non l'ho mai vista io. Ora veniamo alla quarta verità, che secondo me è quella più bella e più brutta allo stesso tempo, ovvero i famosi tirocini. Quante volte avrete visto su Instagram, ah, se non mi seguite ragazzi, seguitemi sul mio Instagram, vi lascio da qualche parte il mio coso per seguirmi, mi raccomando, è molto importante perché pubblico storie della vita quotidiana di uno studente di medicina pazzo come me, anzi non studente di medicina, ragazzi mi devo cancellare, non sono più studente, sono dottore in medicina e chirurgia, ma me lo dimentico perché sono rimasto sempre al stesso anno, ma vabbè, sono un eterno Peter Pan della medicina, esiste un Peter Pan della medicina, vabbè, mi sto dilungando. Questione tirocini, il momento più bello è quando tu entri in sala, il primo giorno non me lo dimenticherò mai, con la tutina, con la cosa, buongiorno, buongiorno, bello, che bello, ho visto tutti i miei sogni, bello. Vai dal tuo medico e gli dici, dottore, cosa devo fare? Aspetta un pochettino, sto facendo questo. Aspetta un pochettino, sto facendo quest'altro. E ci vediamo dopo. Passa fra una mezz'oretta. E di qua, di là, morale la favola, su 6 anni di medicina e 4 anni di tirocinio avrò fatto un paio di prelievi, qualche MOGAS analisi, qualche esame obiettivo, un bel po' di letti rifatti, perché pure noi medici facciamo i letti, e tante altre cose. Ma la sostanza è che i muri, non dico che li reggevo, ma poco ci mancava. Insomma, i tirocini si fa e non si fa, dipende. La cosa che io facevo di più era sicuramente l'internato. Ultimo consiglio che vi voglio dare è quello sugli esami, ovvero la cosa che io avrei voluto sapere prima di iniziare a studiare medicina, ma in realtà vale forse per tutte le università, non solo per medicina, ovvero all'inizio io ero convinto che per preparare un esame bisognava studiare, ti sedevi e prendevi il tuo voto che valutava la tua preparazione. In realtà così non è. Secondo me gli esami sono 50% culo, e lasciatemelo dire, e 50% preparazione. Perché ve lo dico? È normale che voi non sapete tutti gli argomenti per il vostro esame al 100% da 30 e lode, cioè quello che sta da 30 e lode, quello da 28, quello da 27, quello da 26. Ti siedi all'esame e ti esce la domanda da 30 e lode e tu prendi 30 e lode, ti esce la domanda da 26 e tu prendi 26. Quindi molta fortuna, non è detto che si è sempre preparatissimi su tutti gli argomenti, perché alcuni ti piacciono, altri non ti piacciono. La sostanza è questa: il voto non fa la tua preparazione, perché molte volte anche la come rispondi non piace al professore, magari una risposta detta in un modo diverso piaceva e in un altro modo diverso non piaceva. Pertanto meno menate e godetevi il percorso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete un altro video con magari 10 altre verità
verità sulla medicina, lasciate un commento e fatemelo sapere, perché se raggiunge 500 like questo video lo registrerò. Come sempre invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando attivando la campanella, a lasciare subito un bel like, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!